Romina Guglielmetti è avvocato con esperienza specifica nel settore del diritto societario e dei mercati finanziari. Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla corporate governance di società quotate pubbliche, anche sotto il profilo della gender diversity. È relatrice in convegni e seminari in materia di governance societaria e di riequilibrio di genere, temi sui quali ha pubblicato numerosi articoli. Ho scelto di occuparmi di questa materia perché sono profondamente convinta che un buon sistema di governo societario aiuti le imprese a creare valore. È un'attività estremamente complessa e di enorme stimolo per un professionista, perché la maggior parte delle regole di corporate governance non sono codificate. E proprio perché molte delle norme di corporate governance non sono codificate ma nascono da practice, è fondamentale fare un'attività divulgativa delle prassi migliori per massimizzare l'organizzazione e il funzionamento delle società. Io sono anche membro di Net Community, associazione presieduta dalla professoressa Paola Schwitzer, nell'ambito della quale stiamo facendo enormi sforzi e un'enorme molle di lavoro proprio per stimolare l'applicazione della best practice nella maggior parte delle società. A partire da agosto 2011, con l'approvazione della legge Golfo Mosca sulle quote di genere, le società italiane sono state obbligate a mettere in discussione un sistema consolidato di governance aziendale che contemplava al suo interno la presenza di pochissime donne. Un obbligo sentito in molti casi come interferenza rispetto all'autonomia statutaria e che ha creato reazioni di difesa molto forti, poi smentite dai fatti perché molte aziende hanno deciso di applicare la legge ancora prima che diventasse obbligatoria. Si sono tolti il dente, sì, e infatti c'è stato un incremento nel 2011 dal 7 al 10% di presenza delle donne nelle quote, della presenza delle donne nei consigli di amministrazione, che adesso addirittura è pari al 17%, questi sono gli ultimi dati Consob, e quindi questo processo è stato più fluido nei fatti di quanto si potesse immaginare. Certo, non sono mancati tentativi di sottrarsi o minimizzare l'applicazione della legge, come le società che hanno cercato di accorciare i mandati del Consiglio. La legge prevede l'applicazione delle quote per 3 mandati consecutivi, portandoli da 3 a 1 anno, per ridurre l'obbligo temporale. Io avverto queste reazioni non tanto come una resistenza ai temi di genere, ma una resistenza al merito. Alla fine la legge non ha l'obiettivo di tutelare un'eguaglianza sostanziale tra uomo e donna in termini di equità sociale, no? Ma di far sì che, soprattutto nel tessuto economico e soprattutto al vertice che deve irradiare fino alla base questo principio, non si attinga a quella percentuale importante di professionisti, di donne, di lavoratrici che nel mercato ci sono, talenti sommersi che non vengono utilizzati. Quindi l'obiettivo è far emergere il merito. Per facilitare l'applicazione della legge e superare il pregiudizio dell'insussistenza di professionalità adeguate, la Professional Women Association, presieduta da Monica Pesce, che è anche relatrice ai convegni di Progetto Donne Futuro, ha deciso nel 2009 di lanciare l'iniziativa Ready for Board Women, che ha raccolto e certificato e reso pubblico un elenco di curricula eccellenti di donne pronte a entrare nei consigli di amministrazione delle società quotate e partecipate. È stato usato, il progetto ha avuto un ottimo riscontro. La nostra presidente Monica Pesce, ma anche gli altri membri dell'advisory board, spesso vengono contattati per avere delle segnalazioni. Speriamo che venga utilizzato sempre, sempre di più. Ma qual è il profilo migliore per entrare a far parte del board di una società quotata? Certamente quelli con esperienza e competenza internazionale, dice Romina Guglielmetti, perché la corporate governance spesso risente di influenze estere e perché gli investitori che partecipano alle società più complesse sono spesso investitori esteri. Un altro profilo di donna molto ricercato è quello con competenze adatte all'inserimento nei board delle banche, che anche se non quotate per una normativa europea, dovranno necessariamente riequilibrare i generi nei propri organi di governo. Un processo che sarà particolarmente difficile, perché la Consob durante un recente convegno ha rilevato come gli istituti bancari, società complesse dove si concentrano grandi poteri, siano particolarmente resistenti a riorganizzare le proprie posizioni di governance. Sono dunque tanti i fronti sui quali si lavora per valorizzare la presenza femminile nelle posizioni di vertice, in Europa come in Italia. Una scelta precisa per tentare di innescare un processo virtuoso che diffonda anche nel resto della società una sensibilità diversa nei confronti del lavoro femminile. Tanti domandano, ma perché?
queste quote, alla fine sono le donne nei consigli di amministrazione sono una minoranza, perché il principio è quello appunto di agire sulla piramide per irradiare, illuminare tutta la base. E sulla valorizzazione del talento femminile si concentra l'attività di Progetto Donne Futuro, idea dell'avvocato Cristina Rossello destinata ad aiutare giovani donne meritevoli a entrare nel mondo del lavoro grazie a una borsa di studio e all'aiuto sotto forma di mentoring di professioniste già affermate. Io penso che sia un'iniziativa straordinaria, un'iniziativa fatta di molti fatti e di poche parole, che ha il merito di entrare nel cuore del problema, cioè quello dell'inserimento delle donne a livelli adeguati all'interno dell'economia. Un ingresso che è la prima barriera in cui le donne spesso si trovano ad affrontare e vengono accompagnate non solo con un contributo economico, che vuol dire moltissimo, ma anche con un'attività di mentoring e di tutoring. Non viene rilasciata una borsa di studio e poi la persona lasciata a se stessa, ma viene accompagnata, viene consigliata e quindi si creano quei presupposti per trasferire delle esperienze che hanno anche un fortissimo valore simbolico. Oltre alle borse di studio, Progetto Donne Futuro organizza anche incontri focalizzati sull'apporto femminile al mondo dell'economia, delle professioni, dell'arte e dello sport, un calendario di appuntamenti che secondo Romina Guglielmetti ha un valore particolare. Il fatto di sedersi a Savona, anziché a Firenze, anziché a Milano, e cominciare a parlare, sensibilizzando anche le autorità locali di questi temi, significa promuovere anche indirettamente iniziative analoghe, destare interesse, quindi avere quello che è l'effetto di trascinamento, trascinare altri a effettuare delle o a intraprendere iniziative simili. Nell'interesse dei giovani, nell'interesse, come si dice sempre da ultimo, dell'economia. Ma qual è il suggerimento che Romina Guglielmetti vuole dare alle giovani donne che si affacciano sul mondo del lavoro? Il processo è faticoso, è lungo, non bisogna lasciarsi scoraggiare, perché spesso si inciampa, ma bisogna anche sapersi rialzare. E soprattutto non bisogna abdicare a quello che si è e bisogna anche avere un ritmo di vita sano, sapersi organizzare. Il tema dell'organizzazione per le donne è fondamentale. Questo è il mio consiglio per chi si affaccia nel mondo del lavoro, che poi insomma è come, diciamo, è su questi presupposti che io organizzo la mia vita professionale, molto rigore.